il cadavere. Ho chiesto una cosa a Gennaro. Una cosa ad Antonio Corpo. Ma che parli? Il Novarello, il livello di Davide sta in serie. Ma che c'è niente da fare? Ma che c'è? State portando al centro del discorso una cosa che non esiste. Nessuno ha detto che la priorità è questa. Ah, è uno degli elementi. È uno degli elementi. Ma che il Napoli deve fare un centro e un lato inconfutabile. Ma che un giocatore non viene a Napoli, s'allena a Castelvolturno. Ma non esiste proprio. Non esiste proprio. No, noi siamo partiti, scusa Ciccio, noi siamo partiti da un assioma, che Benitez ha detto che i calciatori non vogliono venire perché non ed è un'eresia. Quindi no. È prioritaria. No. Ed è un'eresia. Ed è un'eresia. Non è che ragione Tony Avarone, noi abbiamo stato ricordato che Benitez non ha detto. Allora ha ragione Avarone, ha estrapolato. Questo no, e noi comprendiamo che non ha detto. Fateci sentire l'altro allora. Se guardate che Benitez ha parlato di strutture almeno 10 volte, significa che è un tema. Noi abbiamo soltanto ed è giusto che noi ne parliamo. Ed è giusto che noi ne parliamo. Ma dico di più. Allora, sul piano del club, fallo parlare. Io non credo che un club presente in Champions quest'anno con prospettive importanti non debba avere una sede. Ma questo è fuori dubbio, Andò, hai ragione un milione di volte. Se arriva il presidente di un club Real Madrid, vabbè, viene a trattare un testimone vivente Laurenzio, che viene da Alberto. Ma tu sei una persona per trattare. Ma veramente il giocatore non viene a Napoli? No, ma che su questo? Ma stai dicendo tu? A parità di offerte economiche ci sono tante valutazioni che un professionista fa, soprattutto perché un professionista non valuta il suo fisico. Questo può incidere, scusatemi, ma ci può stare, scusatemi ragazzi, ma non è il suo elemento. Ragazzi, mi chiedo perdono, chiedo venia, ma ingolante cavatta la manda all'ospedale, deve parlare di là. Ma tu ti lavava la bocca quando parliamo? Forse non ho capito niente. Forse la Ingolan ha ragione lui. Sì. Forse la Ingolan per grande struttura intende una villa con un pronto soccorso in casa. Non solo, ma visto ci vuole pure il parrucchiere personale, visto se fatti i capelli. Chiedo venia, avevo fatto una domanda a Gennaro Monaco. Esatto. Gennaro, per cortesia, vuoi dire la struttura di Catania? Com'è? Vai Gennaro.